ambiente, alimentazione, energia ed allenamento. Questi temi toccati nel villaggio Sport e Salute tornato in piazza San Jacopo. Un appuntamento che precede la maratonina Città di Arezzo, giunta alla sua 23esima edizione ed in programma domenica 30 ottobre, con partenza alle 9.30 da Via Crispi e arrivo sempre su Viale Roma. Oltre 1.200 gli atleti al via questa edizione. Abbiamo creato con un evento sportivo anche un evento culturale e sociale e soprattutto anche di interesse di altri soggetti e soprattutto di altre motivazioni, come per esempio qui quello che stiamo facendo con Asia Impianti per quanto riguarda il recupero delle energie e per quanto riguarda poi la conoscenza anche della salute, quindi come sprecare il meno possibile e come vivere anche una realtà sociale di tutti i giorni mantenendo diciamo, una vita sana, quindi anche poi la conoscenza per quanto riguarda la sclerosi multipla e poi l'utilizzo del defibrillatore. Quindi queste conferenze che abbiamo fatto con le scuole sono servite principalmente proprio anche per portare a conoscenza le tematiche che ci possono essere tutti i giorni nei confronti diciamo, della collettività. E la maratona Città d'Arezzo è riuscita a coinvolgere anche queste cose. Oltre a questo saranno presenti alcune iniziative sportive con la Francesco Petrarca, ma soprattutto avremo un centinaio di bambini che faranno 50 metri di velocità in Corso Italia, quindi diciamo un spettacolo prima del grande spettacolo. Abbiamo visto interesse costante aumentare, soprattutto proprio a chiedere di farlo ripetutamente queste iniziative, perché Arezzo ha bisogno di questo.